criteri di valutazione sono completamente diversi, cioè il consulente, il perito che deve valutare un immobile lo valuta sotto due profili. Il primo è quello della se è un immobile per esempio del suo commerciale della redditività, quindi non ha alcun rilievo la qualificazione, ma quanto mi rende? Quindi sostanzialmente si applica un coefficiente di rendimento medio di immobile commerciale in una certa zona rispetto a quanto effettivamente il valore di un contratto di locazione è dato da un operatore commerciale. Il secondo criterio è quello invece dall'altra parte, cioè quello del punto realizzo, cioè nel caso in cui io debba vendere la banca del partito di esecuzione, quanto potrebbe valere secondo i parametri direttamente del mercato immobiliare previsti. Dall'altra parte invece è un tema un po' diverso per quanto riguarda il compratore, perché chiaramente la sua valutazione può prescindere da qualsiasi ambito fino adesso citato, può essere l'estetica del condominio, la dislocazione dell'immobile rispetto a, non so, alla propria sede lavorativa. Il problema può essere quello dell'incidenza di costi, quindi secondo me non sono completamente assimilabili. C'è da dire che non ho visto una perizia fatta dalla banca che contenga una valutazione circa la gestione del condominio. Se si tratta di grosse operazioni immobiliari, quindi si parla di grosse società che si occupano di stime, non so, Real. Ecco, però vi posso portare due esempi pratici che riguardano la perizia. Non ha valutato il bene, però vi posso portare, due esempi pratici che riguardano due orientamenti. In questi momenti che vengono videoripresi, che vengono poi anche messi a disposizione del web, sono momenti di divulgazione che poi sensibilizzano il comportamento dei professionisti. 4-5 anni fa non si parlava di televisione, 7-8 anni fa non si parlava di mediazione. Oggi sono argomenti che, bene o male, chi li ha conosciuti o magari non li ha conosciuti ne ha sentito quantomeno parlare, cioè siamo in una fase proprio di grande cambiamento. Due casi, banca di credito cooperativo, Busto Garolfo, piuttosto che Barlassina, sapete che le BCC sono distribuite in maniera territorio, abbiamo fatto anche diversi convegni con loro. La società di revisione IGM, che è una società del gruppo ICAF, è partner in un progetto di individuazione dei criteri di valutazione utili alle banche dal punto di vista della valutazione di che cosa? Degli immobili per quanto riguarda i mutui e della affidabilità finanziaria del condominio per quanto riguarda la fase di finanziamento delle banche per la ristrutturazione delle facciate, delle patrimoniali. Quindi vuol dire che una particolare sensibilità c'è. Poi, non posso dirvi invece nominativo, perché sono di riservatezza, lì non parte nel nostro progetto, è un dato pubblico. Secondo caso, Sardegna, Tribunale del Tempio Pausania, concordato preventivo, un importante gruppo bancario che conosciamo tutti, subordina l'accettazione del concordato al rispetto di una serie di standard conservativi di tipo gestionale, di tipo tecnico, dei fabbricati insediati nei condomini nei quali ci sono le unità immobiliari gravate da ipoteche. Cioè, va bene, rinegoziamo il piano di ammortamento dei debiti, stralciamo, spostiamo tutto da qui a 6 anni, monitoriamo, purché compite gli atti conservativi, tenete bassi i livelli di morosità, e tutta una serie di elementi. Quindi vuol dire che, magari non nella quotidianità ancora, ma quando ci sono dei grandi temi, loro sanno che questo è un'attenzione da analizzare. Se è possibile, perché c'è un valutatore esperto che è il generale